Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Siamo di nuovo su Resident Evil 3, riprendiamo dove ci siamo lasciati l'ultima volta. E abbiamo preso tutto, fusibile, cavo elettrico e olio misto, quindi in teoria siamo pronti per poter partire. Mi pare che non ci serva altro. No, non abbiamo altro, per quindi direi di poter andare tranquillamente, spediti. E mi pare, sì, dobbiamo andare verso il tram. Quindi andiamo spediti e andiamo direttamente, dai. L'ultima volta abbiamo avuto un po' di fortuna nel trovare i nastri per poter salvare la partita, perché comunque eravamo messi abbastanza male. Quando fu che li ho trovati non li avevo presi, perché già, a parte ne avevo abbastanza, poi non avevo nemmeno lo spazio per dove poterli mettere, perché comunque ci serviva spazio disponibile. Fortunatamente me ne sono ricordato, quindi diciamo che può andare, dai. Dunque, dobbiamo girare a sinistra, ok. Andiamo direttamente. E porca puttana, no, ma perché ce l'hai con me tu? Sosby. Allora ragazzi, scappa. Bravissima. Meno male che si è fermato, raga. Dobbiamo andare a prendere subito il lanciagranate. Il lanciagranate ci serve, solo che se ci andiamo a infognare lì nella... Se ci andiamo a infognare qui, dove non abbiamo via di fuga, sarà un bel problema. Speriamo che non respawna qua. Ok, speriamo che non respawna al ritorno, magari all'uscita di questa stanza. Io direi di affrontarlo in modo tale, anche se non abbiamo erbe, in modo tale da poter farci lasciare magari un oggetto, che potrebbe essere anche quella, il resto della Eagle. Speriamo bene, dai. Tanto vediamo se... No, non c'è. Sicuramente ritorna lì. Se respawna in questo luogo, che dove c'è bene o male ampio spazio per poter affrontarlo, è ancora meglio. No, eh? No, la musica di sottofondo... Ricordo, ragazzi, usate le cuffie. Cuffie a palle, volume al massimo. Assolutamente. Mi raccomando, luci spente. Così bene o male vivete la stessa ansia che c'ho io. Dove sei? Ma porca puttana, sono babbo. Mollami. Dai. Già siamo messi male. Mollami. Porca troia. Alzati, dai. Affrontarlo qui non è il top. Dai. No, siamo morti. Lo sapevo. Porca puttana. Era già comunque sta, eccolo là. Sì, dai amico bello. Fanculo. Mollami, vaffanculo. Dai. Alzati, veloce. No, dai. Cerchiamo di scappare, dai. No. Siamo morti? No. Siamo messi male. Ancora non siamo rossi. Per il pericoloso. Non è pericolosa la città. Sì. Vediamo se ci segue qua, dai. Cerchiamo di affrontarlo magari di qua. No. Dobbiamo affrontarlo così, raga. Dov'è? Merda. Via. No, cazzo. Porca puttana, mollami. Vaffanculo. Il problema è che non riusciamo ad affrontarlo, diciamo, degnamente. Non abbiamo vie di fuga. Anche se una mezza idea ce l'avrei. Ora vediamo se riusciamo magari ad affrontarlo in questo modo. Vediamo se riesco ad avere ampio margine di vantaggio. Intanto viaggiamo spediti. Di nuovo. Non ci segue. Diciamo che potrebbe essere una fortuna. Però io vorrei affrontarlo in modo tale che mi spawna
il secondo oggetto che ci serve comunque per completare magari la Eagle, quella che abbiamo trovato all'inizio quando l'abbiamo sconfitto in qualche video precedente. Il mio pensiero è di farlo entrare qua e poterlo affrontare, anche se però dico, da questa parte non avremmo modo di scappare. Quindi o qua o di là abbiamo un bel problemone. Però magari ci allontaniamo da questa parte, che bene o male potremmo anche schivarlo meglio. Vediamo, dai. Affrontiamolo intanto, sì. Sei brutto, figlio di puttana. Mollami. Mollami. Che cominciamo malissimo. Ma no, malissimo proprio, dai. Scappa, via, 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 via. Porca troia. No, mollami, mollami. Se mi ammazza di nuovo, stavolta lo mollo. Lo mollo qui dov'è. Veramente, dai. Vaffanculo, niente, raga, lasciamo stare, non è il caso. È proprio no, noob. Assolutamente. Ok. Diciamo che è il caso di andare direttamente. A sto punto, dato che siamo morti 3-4 volte, mi pare, direi che è il caso di lasciar perdere. Pazienza, raga. Non mi sembra il caso di affrontarlo, anche se comunque vorrei tanto affrontarlo, magari per poter ricevere quell'arma di là, il resto dell'arma. Però la situazione è qua. Liscio. Non è delle migliori, quindi affrontarlo in questo istante non è il caso. Non abbiamo nessun margine di vantaggio, niente, quindi pazienza. Dai. Che palle. Muori. Minchia, che sei. Tu rimani là. Tu mangia tranquillo. Non ti inquieta nessuno. Non ti disturba nessuno. Via. Via così. Speriamo che non lo troviamo qua. No, ancora cos'altro c'è? Aspetta. Siamo pure a corto di munizioni. Aspetta, che non si sa mai. Che sta succedendo? Vabbè, che culo. Proprio una dietro l'altra, ragazzi. Non c'è assolutamente. Che cos'è? Dove siamo? Nelle fogne? Quindi? Ma che è sto coso? Senti, ciccio bello, qua io avevo visto qualcosa. Vuoi accenderlo? Sì. Subito. Mollalo. Un generatore d'emergenza, vuoi premerlo? L'interruttore. Aspetta. No. No, che cazzo, minchia, ma proprio che culo, eh. Ok, raga, ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti ad accendere l'interruttore in fretta, in tempo. Siamo messi male perché mi sono fatto colpire dal Nemesis, sfortunatamente non sono riuscito ad evitarlo, no, ancora. Facciamo una cosa, vediamo se riusciamo a colpirlo così. Benissimo. Toglietevi dalle palle. Carichiamoci. Perfetto. Siamo rimasti senza colpi. Come se non mancasse, non bastasse. E a questo punto direi, se potevamo usarlo, però vabbè. A questo punto direi di andarcene. Sì, ed evitare altri problemi. Allora, abbiamo preso tutto, mi pare. Sì. Fusibile rot. Va bene, questo lo so. Ok. Vabbè. Sì, questo lo so. Ok. Perfetto, possiamo andare. Carlos, I'm sorry about Murphy, but there was nothing you could have done. Yeah. You're right, Jill. I'll operate the cable car. Ok. Nikolai won't be joining us. Come on. Let's go. Ah, quindi parlava di Nikolai.
Ah no, di quello che è morto là. Sì, ok. Stay away. Va bene, dai, amico bello, non abbiamo altro tempo da perdere, che siamo messi abbastanza male. Quindi? It's looking good. Perfetto. Finalmente ce ne stiamo andando. No, che c'è ancora? Aspetta che ci armiamo. Non sappiamo. Vabbè, ok, siamo messi malissimo e la situazione non è delle migliori. Non ci voleva. Non ci voleva assolutamente. Cos'è? No, ancora. Ma non. Ma tu non lo so. Ma muori e non rompere le palle. Ma muori e non rompere le palle. Le dico io. Molla. No. No, che palle, raga. Non se ne può, non si può. Ok, siamo messi, diciamo, meglio di come eravamo messi poco fa. Non vorrei, cioè meglio, vorrei provare a tornare direttamente indietro, se mi sarà possibile, quando apparirà il Nemesis. In modo tale, intanto mi preparo, in modo tale da avere bene o male la possibilità di scappare. Non so, magari da scappare dalla funivia. Tanto quello è mezzo morto, chi se ne frega alla fine. Non è che giustamente. Ok, perfetto. Ok, saltiamoci la parte e andiamo direttamente. L'ansia. It's looking good. Ok, saltiamoci la parte. Io direi, allora proviamo così. Andiamo di là ed eventualmente proviamo a tornare indietro. Vediamo se magari ci dà. Sì, sì, dai, amica bella. Minchia, mi eviti pure i cosi, mi eviti. Mollami, mollami. No, niente. Molla. Niente, siamo messi malissimo, raga. Affrontarlo in queste condizioni non è il top del top. No, siamo morti. Vaffanculo. Sì. Vediamo se riusciamo a scappare, torna indietro. Oh, meno male. Bravissimo, grandissimo. Pensaci tu che è meglio, senti a me. Oh, meno male, raga, meno male. Tanto sei mezzo morto, quindi chi se ne frega. Bello. Ma i sottotitoli? Non ne abbiamo? Non trovo nemmeno le impostazioni. Oltre il danno alla beffa, perfetto. Scelta, ok. Salta fuori dalla finestra, usa il freno d'emergenza. Saltiamo fuori, raga. Niente, completamente. Oltre il danno alla beffa, perfetto. Ok, siamo qua, dove siamo? Ah, ok, perfetto. Benissimo. Cos'è? Non dirmi. No, pure.
Dai, lasciatemi un attimo di tregua, per cortesia. No, 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 che palle. Facciamo una cosa. Scassate il cazzo da un'altra parte. Ecco. Amico bello. Oh. Mia, che... Tutti con me ce l'hanno. Tutti proprio... Un attimo di tregua non c'è. Non ce l'abbiamo. Dunque... Raccogliamo tutta sta polvere da sparo che ci torna utile. Che senza saremmo nella cacchetta. Comunque sto notando che di colpi ne troviamo sempre pochi. Sempre mai. Oh, cos'è? Una chiave. Vuoi chiave? Vuoi prendere chiave torre? Sì. Vuoi cavare? Sì. Ok. C'è più niente? No, possiamo andare. Non abbiamo nessuna mappa del luogo, quindi come la sorte prevede. Oh, alleluia. Anche se per questo video non ho portato niente, cioè meglio, non c'è molto da di cui parlare. Direi di fare così. Prendiamo questo. Questa chiave per il momento. Ora la esaminiamo, vediamo. Posiamo il lanciagranate, che penso che per un bel po' credo che non dovrebbe spuntare. Per un bel po' credo che non dovrebbe apparire il Nemesis, quindi in teoria potremmo essere salvi. Anche se siamo... che cazzo. Ok. Perfetto. Ok. Uniamo a quello, benissimo. Ci tornava utile sta cosa. Possiamo... Devo salvare la partita. Facciamo un altro magari slot. Vediamo, non lo so. Sì. La salviamo qua. Ok ragazzi. Vabbè, a sto punto io direi di continuare. Anche perché non è che ci sia molto di cui... Tra tutti i tagli che ci saranno sicuramente... Non ci sarà molto contenuto, quindi in teoria direi di continuare, sì, a vedere un po' cosa ci aspetta dopo, dai. Allora, intanto c'è qui equipaggiamo di pistola. C'è niente qua, possiamo anche andare. Meno male che l'abbiamo presa, io la stavo posando. Vediamo un attimo com'è. Una chiave ornata con un pezzo di orologio. Possiede un ornamento a forma di vite su cui avvitare un oggetto di forma rotonda. Quindi va unita a qualcosa. Ora bisogna capire cosa. Probabilmente magari un'altra chiave. Non so, forse un oggetto. Che c'è? Carlos. Vogliamo entrambi sopravvivere? Beh, direi, forse potremmo ricominciare a collaborare. Sì, è rozzo. Ma possiamo fermarci adesso? No, siamo gli unici rimasti. Non c'è tregua per i malvagi. Accetta questo dono. Cosa hai per me? Dammi medikit, grande. No, vabbè. Granate. Vabbè, dai, meglio di me, congelanti. Ma ce ne sono un altro paio. Dai. Dobbiamo trovare assolutamente un'erba medica. Cos'è? Va bene, lo prendiamo, ora andiamo a posare, diciamo, tutte queste granate. Cartoline illustrate. Un'immagine di un antico orologio riporta la seguente citazione: donate la vostra anima alla dea, congiungete le mani e pregate dinanzi a lei. Va bene. Va bene, ragazzi, facciamo così. Ci salutiamo, andiamo a salvare, posiamo tutto quello che non ci serve nel baule e ci salutiamo perché... Eventualmente ci vediamo al prossimo video. Anche se questa partita è andata non male, malissimo. Allora, posiamo questo qua. Questo lo aggiungiamo a questo. Questo lo aggiungiamo a quello. E salviamo la partita. Ok ragazzi, se vi è piaciuto il video mi raccomando lasciate un mi piace, lasciate un commento. Soprattutto fatemi sapere se vi gradisce questo retro gaming. Condividete con i vostri amici il più possibile e ci vediamo alla prossima. Ciao!